Ci troviamo a Montemagno, in provincia di Asti, località 261 metri sul livello del mare, 1200 abitanti. Abitanti chiamano la propria storia, il proprio passato. Monumenti importanti come la chiesa e soprattutto la sua scalinata in tre balconate e poi il castello che domina la cittadina, segno di un passato molto importante per questa zona in mezzo ai vigneti dove viene coltivato soprattutto l'uva che dà poi il buon grignolino. Ma ci troviamo in questa località perché oggi c'è una grande festa del ciclismo, una gara nazionale per la categoria juniores denominata 15° Memorial Luigi Bocca, 3° Gran Premio Francesco Roberto, ma soprattutto dobbiamo ricordare che la gara si svolge sulle strade di Papa Francesco, infatti da queste parti sono nati gli antenati, il bisnonno di Papa Francesco. Sulla sinistra avete visto il Francesco Roberto in maglia della Gerbi con il diavolo volante posare in una foto d'epoca, così come tante sono le foto presenti nella brochure che indicano il passato di questa località. La voce che state ascoltando è quella del coro Gaia Musica di Valenza, diretta dal professor Renato Contino. Ma siamo, come abbiamo detto, in questa località per assistere a quanto andrà a succedere in una gara ciclistica riservata alla categoria juniores. Ricca partecipazione con corridori che vengono da diverse regioni d'Italia, anche dall'Umbria, corridori che sono qui per andare a scrivere il proprio nome su un albo d'oro prestigioso che è iniziato il 18 settembre del 1988 con la vittoria di Sergio Barbero della società ciclistica Fossano Bongiovanni, poi passato al professionismo. Inquadrati gli uomini della GB Junior, in precedenza avete visto quelli della Bustese e dove quelli della Prealpino, società lombarde che non hanno disdegnato appunto la loro presenza in questa manifestazione, ma ci sono anche corridori che vengono dalla Francia, più esattamente da Aix-en-Provence, avremo poi occasione di parlare di questi atleti, pure dalla Svizzera, qui ad onorare questa manifestazione non potevano mancare corridori veneti della Norwave, Banca della Marca e naturalmente una squadra non solo, non la sola, che viene dalla Liguria. Ed è iniziato il rito della presentazione delle squadre in mezzo ai corridoi della GB Lions Junior e il giornalista della Stampa di Torino, Franco Bocca, che da 15 anni onora il ricordo del proprio genitore a Luigi con una gara ciclistica, sport di cui il padre era particolarmente appassionato. Sfilano le squadre, abbiamo detto, e naturalmente ci sono anche due belle ragazze che accolgono i giovani atleti. Stiamo parlando delle Miss Federica e Giada e della figlia di Franco Bocca, Simonetta, che posano per le fotografie sul palco. Sono 157 i corridori iscritti a questa importante gara che vuole ricordare anche Francesco Roberto. Abbiamo visto sul palco, lo stiamo vedendo ora, sia la vedova Luciana e la figlia Patrizia, accompagnata da Fabio Franzi. Sono loro che in un certo senso stanno aiutando in modo sostanzioso Franco Bocca ad organizzare questa manifestazione che è nata sotto la spinta di un amico di famiglia, Paolo Martinetti. Una delle squadre più numerose è senza ombra di dubbio l'Accademia Caponeto Nial, che ha tra le proprie file anche l'albanese Oxa e il polacco Gordinski.
Ma non sono le uniche presenze straniere presenti oggi, abbiamo visto in precedenza la squadra della francese M. Santé Cyclisme ed ora la bustese Olonia, schierata con i suoi migliori uomini quest'oggi. Il Velo Club Lugano è rappresentato da soli due atleti, Brazzale e Rinaldi, e poi anche squadre presenti con un solo corridore. E ora la volta della UCAB Biella, una buona formazione, ma attenzione, c'è anche l'aspiratorio Telli, pedale castanese, con un gruppo di persone ristrette, ma comunque sono qui questi atleti per onorare gli sforzi organizzativi della società organizzatrice, il Borgonovo di Collegno. E naturalmente ci sono anche i piemontesi del Velo Club Esperia Pluima, società tra le migliori attrezzate nel panorama ciclistico piemontese. Non potevano mancare i ragazzi della società ciclistica cremonese 1891, gruppo Arvedi, che hanno tra le proprie file anche il neozelandese Meo Felix. Avete visto nel frattempo scorrere le immagini l'associazione sportiva Andorra Ciclismo con i gemelli Canepa e Trivellato, e poi a conclusione la squadra della ciclistica Arma d'Italia. Ma siamo ormai prossimi alla partenza, almeno la partenza ufficiosa qui da Montemagno, perché la carovana tutta farà un trasferimento in quella che è la località di partenza, una decina di chilometri, naturalmente guidati gli atleti dal direttore di corsa, abbiamo visto l'amico Massasso, coadiuvato nel compito di direzione corsa da Piero Turrisi e da Danilo Massocchi. Abbiamo detto 10 km per raggiungere la località di Porta Comaro, un luogo reso famoso dalle cronache perché è il paese da cui sono partiti tanti anni fa i parenti più stretti di Papa Jorge Mario Bergoglio, che da quando è diventato Papa si chiama Papa Francesco. Ed è il sindaco, l'avete visto sorridente, Walter Pierini, ad accogliere i corridori, accompagnato dal Monsignor Luigi Bianco, nunzio apostolico in Honduras, che ha un messaggio importante. Sua Santità Papa Francesco rivolge il suo cordiale e benaugurante saluto e ringrazia per aver voluto fissare la partenza della gara in codesto paese, dove risalgono le radici paterne della sua famiglia di origine. Il Santo Padre esorta, in particolare i giovani, a portare ovunque, con una chiara testimonianza di fede, i perenni valori della solidarietà e della pace, e mentre si affida alle preghiere di ciascuno per il suo ministero di successore dell'Apostolo Pietro, invoca la celeste protezione della Beata Vergine Maria, e in parte di cuore agli organizzatori e a tutti i giovani partecipanti l'implorata benedizione apostolica, estendendola volentieri agli abitanti dei paesi interessati. Dal Vaticano, 29 giugno 2014, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Orgoglioso, e lo si vede dal volto, Franco Bocca, che naturalmente posa per le foto di rito con il sindaco. Ma prima di partire, la benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gli auguri, ogni bene a tutti voi. Grazie, tante grazie. E siamo così giunti al momento della partenza con Walter Massasso, che ci dà alcune indicazioni per quello che ci aspetta appena dopo il via. Siamo, come abbiamo detto, nelle colline del Monferrato, e proprio in questa zona viene coltivato un speciale vitigno adatto a fare il vino grignolino. Ed è subito battaglia, vedete che già il gruppo è allungato e vediamo davanti le maglie ciclamino della squadra che viene dall'Aix-en-Provence, quindi hanno voglia questi atleti naturalmente di dare subito battaglia. Alla fine sono in 113 gli atleti che hanno
hanno preso il via, ci sono state alcune defezioni, ma questo poco importa. Il tracciato è di quelli severi, atleti di primissimo piano ci sono, quindi l'organizzazione e l'amico Franco Bocca hanno di che essere contenti per come sono andate le cose fino a questo momento. C'è un tentativo di attacco di quattro uomini, sono Fabio Frandino e Fabrizio Gallo della Esperia, Raul Colombo della GB Lions Junior e Gabriele Frezza della Norwave Banca della Marca. Ecco il castello visto da un'alta angolatura e le immagini che ci mostrano, dopo che il quartetto è stato ripreso, un nuovo tentativo. Protagonista sempre Gabriele Frezza, atleta al primo anno della Norwave Banca della Marca, e il francese qui con il numero 90, Florian Arnaud, della Santé Cyclisme di Aix-en-Provence. I due tentano, vedete che ce la mettono veramente tutta per guadagnare uno spazio sufficiente per vivere di rendita, e soprattutto questo giovane è da considerare dal momento appunto che al primo anno una squadra, quella veneta, che è guidata in questa corsa da Annibale Nichele, lo abbiamo visto mentre parlava appunto con i suoi corridori prima della partenza, e che è società che ha anche in Franco Lampugnani un secondo direttore sportivo. Già tempo di alimentarsi per Frezza quando la strada gira verso la torre di segnalazione di Viarigi. Un tratto leggermente in salita, i due sono là davanti che combattono, mentre a cercare l'inseguimento, vedete, è Fausto Gianotti della Esperia Plurima, Cristian Frezza, stesso cognome ma nessun grado di parentela con il già citato Gabriele della Norwave Banca della Marca, e con l'88 abbiamo visto Christopher Sambin, corridore di origini francesi ma che gareggia per la GB Lions Junior. In totale 114 km da percorrere per questi atleti che hanno scelto di venire nelle colline del Monferrato per dar vita a una importante corsa che ha una albo d'oro di primissimo piano. Va detto che in precedenza alla nascita di questa corsa la gara era riservata ai dilettanti elite under 23. Dopo una sosta dal 97 al 2010 si è ripreso invece dedicando le proprie attenzioni tutti agli junior, e si è da qui il salto di qualità. Nel 2010 a vincere fu Alberto Marengo, nel 2011 Olivero Toria davanti ancora ad Alberto Marengo e Jacopo Mosca, e poi nella 13ª edizione nel 2012 Olivero Toria si tolse la soddisfazione di fare bis nei due anni in cui ha partecipato alla categoria juniores. L'anno scorso a conquistare la vittoria in quella che è stata la 14ª edizione del Memorial Luigi Bocca, Filippo Ganna davanti a Carlo Franco e a Giulio Branchini. Tutti gli appassionati, sentendo questi nomi, potranno capire e sanno di che pasta sono fatti questi atleti. Oggi, ad esclusione di Filippo Ganna, tutti gli altri gareggiano tra i dilettanti con grande successo, e Filippo Ganna da poco si è laureato campione italiano della crono individuale, così come era già successo nelle passate stagioni nelle categorie giovanili. Siamo in località Castagnole Monferrato con una salita che impegna i corridori. Avete visto transitare il francese Clément Maes all'inseguimento dei due battistrada, e poi un gruppo che ancora ha compatto. Del resto tanti sono i chilometri che gli atleti devono ancora percorrere per raggiungere il sospirato traguardo. Abbiamo detto, ci troviamo nel Monferrato, e qui non può mancare anche un saluto da parte di un nostro amico Riccardo Brignoli della Cadezzate Guerciotti, società a cui teniamo in modo particolare. Nel frattempo Radio Corsa, che sta trasmettendo con la voce di Angelo Torti,
ci comunica che di fatto in testa al primo passaggio da Montemagno sono tre corridori che si disputano la volata per la classifica particolare del Traguardi a Volanti. Abbiamo visto che di fatto si è giunto alla coppia di testa il numero 94, Clement Maes, e ora sulla spinta della volata avete visto che di fatto c'è stato un allungamento, ma attenzione perché sui tre si sono poi portati altri corridori. Del resto il gruppo era lì a 12 secondi sotto lo striscione d'arrivo. Si sono giunti al gruppetto il 150 Stefano Ciardo della Vigor Cycling Team e Francesco Ceuti della UCAB 1925 di Biella, entrambi al primo anno, così come Gabriele Frezza che continua ad essere presente a questo punto in ogni tentativo di fuga. Di nuovo sulla salita che porta a Via Rigi, ricordiamo che questo tracciato verrà percorso per ben tre volte, il secondo, il terzo e il sesto giro, quello finale, mentre ci sarà una variazione nel quarto e quinto giro con la scalata, la salita di Santo Stefano. Insomma, un tracciato severo per questi atleti che oggi hanno deciso di onorare con la loro presenza gli sforzi organizzativi della Borgonovo di Collegno e di Franco Bocca per ricordare il proprio genitore Luigi. Ma come abbiamo detto in precedenza, si ricorda anche per la terza volta consecutiva Francesco Roberto, un ciclista del Monferrato che è stato portacolore del gruppo ciclistico Gerbi di Milano, un atleta di grande importanza per la memoria degli sportivi locali. Servizio radio e scorta tecnica affidata ai motociclisti dell'Oltrepò a Pavese, che ha in Dario Gandini, che abbiamo visto in moto, il coordinatore. Un coordinatore che ci ha messo a disposizione un motociclista con i fiocchi, quel Davide Guido Scarabosio, che oltre che essere un ottimo giudice di gara è un altrettanto ottimo motociclista. Nel frattempo in testa si è aggiunto Simone Mammoliti della Ciclistica Arma di Taggia ed è uscito dal gruppo per cercare il ricongiungimento il numero 55, Loris Vecchi della Cremonese 1891, gruppo Arvedi, una delle società più anziane del nostro paese. Cerca di chiudere il buco, abbiamo detto, questo atleta, ma il gruppo è lì veramente tanto vicino che poi verrà riassorbito. Intanto parlottano alcuni atleti, non certamente sulla tattica della gara, ma per dimostrare di essere abbastanza tranquilli. Ne approfitta un attimino di questo momento di riposo da parte dei corridori del gruppo Andrea D'Agostino della Cadeo Capaneto Mial, che ricordiamo terzi sul traguardo l'anno scorso con Giulio Banchini. L'atleta in oggetto, abbiamo detto, è Andrea D'Agostino, ma anche per lui, soprattutto perché c'è un tratto in leggera salita, purtroppo deve soccombere e andremo a vedere poi se riuscirà in qualche modo a rientrare. Ma vedete che proprio a tirare in questo momento, quando viene riassorbito Loris Vecchi, c'è l'atleta con il numero 39, Gregorio Ferri della Cadeo Carpaneto. Nel frattempo la corsa entra nell'abitato di Refrancore, proprio lo attraversa per tutto il centro storico con questa caratteristica pavimentazione. Un tratto che non impensierisce sicuramente il gruppetto di testa, che ricordiamo è formato dal 18 Simone Mammoliti della Ciclistica Arma di Taggia, in testa in questo momento a condurre, la coppia francese Florian Arnoux e Clement Maes, ed un terzetto di tre giovani al primo anno con il 117 Francesco Ceruti della UCAB Biella, con
il 98 Gabriele Fresa della Norwave Banca Danimarca e con il 150 Stefano Ciardi. I sei vanno d'accordo, soprattutto sono i ragazzi della M Santé di Aix-en-Provence che stanno cercando di mettere tra loro e il gruppo un vantaggio molto interessante. Del resto loro sono già esperti di questo tracciato, hanno partecipato l'anno scorso, hanno vinto anche la classifica dei traguardi volanti ed un nono posto nell'ordine d'arrivo della passata edizione, mentre Valentin Lacroix oggi corre tra i dilettanti, è giunto terzo l'anno scorso a Sommariva Perno, una gara che si svolge in provincia di Cuneo. Quindi abituati questi atleti a pedalare sulle strade piemontesi ed oggi onorati di pedalare sulle strade di Papa Francesco. Hanno un vantaggio di 40 secondi, 6 di testa e 4 si pongono ad inseguire Lorenzo Tarantino dell'Accadeo Carpaneto Nial, che vedete con il numero 45, poi con 156 Simone Uzzas della Vigor Cycling Team, con il numero 97 Christian Frezza della Nordwave e con il 145 Fausto Gianotti del Velo Club Esperia. Hanno lo stesso cognome, questo Christian Frezza e Gabriele Frezza, che invece vediamo qui con il numero 98 nel sestetto di testa, ma non sono neanche parenti, pur abitando molto vicino. A condurre il sestetto, vedete, sono i piemontesi. Il corridore con il numero 117, Francesco Cerutti, bella realtà della scuola di ciclismo, potremmo dire così, del Luca Babiella, e con il 150 Stefano Ciardo della Vigor Cycling Team, una squadra questa che ha anche una compagine piemontese con un atleta di primissimo piano, campionessa d'Italia nella categoria. Ma torniamo a questi juniores, ma torniamo a questi maschietti che invece gareggiano per il terzo Gran Premio Francesco Roberto. Abbiamo detto, leggendo l'Albo d'Oro, che le prime 10 edizioni si sono rivolte ai dilettanti, poi c'è stato un periodo praticamente abbastanza lungo di sosta e la nuova linfa è entrata grazie alla spinta di uno sportivo, Paolo Martinetti, che ha aiutato in modo concreto Franco Bocca a riprendere questa iniziativa. Paolo Martinetti poi, ovviamente, essendo amico della famiglia di Francesco Roberto, ha sollecitato i parenti e così è giunta nuova linfa che ha permesso a Franco Bocca di continuare la iniziativa, appunto, che era nata nel 1988. Nuova linfa, nuova categoria e chiaramente nuovo entusiasmo per rivolgersi così a questi giovani che, ricordiamo, sono atleti di 17 e 18 anni, i primi che potranno partecipare a manifestazioni a carattere internazionale. Nel frattempo sono usciti dal gruppo tre atleti: Alex Bondavalli della Nordwave, Matteo Sobrero della Hotelli Castanese e Michel Picot della GB Lions Team. In pratica gli ultimi due sono all'esordio nella categoria, secondo anno invece per il Veneto, che ha davanti un compagno di squadra che risponde al nome di Gabriele Frezza. E sono gli uomini del primo anno in questo GB Junior quest'anno a conquistare le vittorie. Nello specifico Picot è recente vincitore della gara di Pietrenasco, sempre ovviamente in Piemonte. Le altre due vittorie sono state ottenute dal lombardo di Magenta, Simone Piccolo. Ma non possiamo dimenticarci che l'aostano, lui viene appunto da Aosta, Michel Picot, ha vinto l'anno scorso nella categoria allievi i due giri più importanti che si svolgono nel nostro paese, cioè il giro della provincia di Varese ed il giro della provincia di Como, gare con una ricchissima tradizione,
cui i vincitori hanno sempre ben figurato poi nel proseguo della loro carriera ciclistica. Le immagini ci hanno riportato sui sei di testa, nel frattempo ha cominciato a piovigginare, ancora sopportabile la pioggia da parte dei corridori, ma vedete l'espressione stanca di Simone Mammoliti della ciclistica Arma d'Itaggia. I corridori deviano ancora verso la salita di Via Rigi e le immagini ci mostrano il terzetto all'inseguimento. C'è buona volontà da parte di questi tre che inseguono a 45 secondi di rientrare sulla testa del gruppo. Vedete che nel frattempo appunto le condizioni meteorologiche continuano a peggiorare, fa abbastanza freddo, c'è pioggia, una giornata dal grande sapore autunnale. E a questo punto, con il tempo peggiorato, vediamo che i tre ormai sono alla portata del ricongiungimento con i sei di testa. Quindi siamo circa all'85esimo chilometro di gara, ci sono a questo punto 9 uomini al comando. Matteo Sobreo dell'Hotel Castanese, poi vediamo l'appena rientrato Alex Bondavalli con il suo compagno di squadra Gabriele Frezza, rappresenta la Northwave Banca della Marca, e poi ci sono i due corridori francesi Florian Arnaud e Clément Maes della Santé Cyclisme di Aix-en-Provence, fanno parte del gruppo Michel Picot, lo abbiamo visto, è stato il protagonista nell'inseguimento ai sei di fuga, ed infine fanno parte di questo gruppo, è giusto nominarli, Francesco Ceruti della UCAB Biella e Stefano Ciardo della Vigor, unitamente ad il ligure Simone Mammoliti. Quindi, come abbiamo detto, 9 uomini al comando che vedono aumentare il proprio vantaggio. Qui siamo nel corso del quarto giro, quello con la salita di Santo Stefano, ed è quella che appunto gli atleti stanno affrontando. Una pendenza che supera in alcuni tratti il 15%, pensate, e che metterà sicuramente a dura prova le gambe degli atleti nell'economia di tutta la corsa. Sono due giri brevi quelli che dovranno affrontare, appunto il quarto e il quinto giro, prima di ritornare al giro un po' più lungo con la salita di Castagnole Monferrato, posto proprio a 4 km dalla conclusione. Ma veniamo ad osservare cosa succede su questa salita. Vedete che i volti sono sicuramente quelli di atleti, non dico provati, ma che sicuramente stanno facendo fatica. Il più fresco di tutti ci sembra però Michel Picot, corridore che è entrato a far parte del gruppo del GB Junior con sede a Vanzaghello e che ha in Gianluca Bortolami il team manager, squadra che è presieduta dal fratello Fabrizio. Ma attenzione, perché nella successiva discesa dalla vetta di Santo Stefano sono usciti in due dal gruppo. Sono Robin Meyer, corridore della Santé Cyclisme, e Francesco Messieri dell'Accadeo Carpaneto Mial. Una bella salita questa di Santo Stefano, che ha fatto sicuramente una certa selezione tra il gruppo, ma va detto che ha fatto anche, come possiamo dire, ridimensionato le velleità del gruppetto di testa. Sono praticamente, hanno capito che è faticosa questa salita, se a questo si aggiunge il maltempo, ecco che ci sembrano stiano rallentando, e il gruppo, sia i due, Robin Meyer e Francesco Messieri, e il resto del gruppo si sta avvicinando. Un gruppo che in questo momento è particolarmente frastagliato, va detto, e che transita da Montemagno
con pochi secondi di distacco dal 9 di testa. A guidare l'inseguimento a questo punto abbiamo visto la sagoma di Federico Burchio, atleta piemontese della GB Junior di Vanzaghello, e più indietro abbiamo visto anche Simone Piccolo che, come i più attenti di voi avranno sentito, già vinto quest'anno, seppur all'esordio, ben due volte a Doleggio e a Carrea di Lesolo in provincia di Torino. Ci siamo fermati per cambiare il nostro abbigliamento, ecco un primo piano di Davide Guido Scarabosio, il nostro motociclista, e come avevamo potuto verificare facendo scorrere la situazione a Montemagno, ecco che la fuga dei nove è stata rintuzzata ed ora ci sono quattro atleti al comando con il gruppo compatto che al passaggio dalla salita di Santo Stefano è così posizionato. Lunga fila indiana ed ora i corridori andranno a percorrere praticamente l'ultimo giro di 20 chilometri, uno dei giri iniziali quindi per la corsa, con passaggi dalla salita di Viaggi, dalla salitella di Platona e l'ultimo trampolino verso il traguardo attorno al 18° chilometro con la salita di Castagnole Monferrato, che ha dei punti che variano dal 10 al 15%. Stiamo entrando in Montemagno con il 144, vedete inquadrato un atleta dell'Esperia, siamo in coda al gruppo, ma ora ci portiamo proprio davanti, sulla testa della corsa. Ancora in fuga Simone Mammoliti della ciclistica Arma di Taggia, l'abbiamo visto protagonista nella fuga prima a 6, poi a 9, e poi il francese Robin Meyer della Santé Cyclisme e una accoppiata della GB Lions. Raul Colombo è qui inquadrato invece in primo piano Federico Burchio, colui che stava appunto nelle immagini precedenti, stava cercando il ricongiungimento. Bene, subito dopo l'annullamento della fuga ecco partiti in contropiede questi quattro che hanno dimostrato una grande volontà, una grande capacità e soprattutto determinazione per diventare protagonisti in questo 15° Memorial Luigi Bocca, terzo Gran Premio Francesco Roberto sulle strade di Papa Francesco. E ad inseguire vedete il gruppo guidato da Lorenzo Tarantino e Giulio Branchini, quest'ultimo con il numero 35, già terzo nella gara dello scorso anno a 7 secondi da Filippo Ganna, e poi c'è anche Simone Piccolo al primo anno, abbiamo già parlato di lui, è il corridore che ha già conquistato due vittorie nel corso di questa stagione e che gareggia nella squadra voluta e diretta da Gianluca Bortolami, indimenticato corridore professionista dal 90 al 2005, con vittorie che fanno parte della storia: Giro delle Fiandre, Coppa Bernocchi, Giro del Piemonte, due prove di Coppa del Mondo a Leeds in Inghilterra e al Campionato di Zurigo nel 94, che gli permisero anche di conquistare la classifica finale dell'ambita Challenge mondiale. Una squadra di 8 atleti, una società nata nel 2009 e che usufruisce dei servizi del Centro Mapei Sport per svolgere la propria attività. Si è fermato a farsi controllare la bicicletta il francese, che fa parte del gruppetto di testa, Robin Meyer, ma attenzione perché le immagini ci portano su altra coppia che sta cercando di recuperare lo spazio perduto. Sono Giovanni Pedretti del Club Ciclistico Cremonese 1891, una delle più belle realtà tra gli allievi e sicuramente un atleta anche tra gli juniores di primissima importanza, e poi Franco Messeri dell'Accadeo Carpaneto Mial, che sono stati informati da Dario Gandini sul distacco che loro hanno dai quattro di testa.
meritato primo piano anche per Gianluca Bortolami alla guida dell'Ammiraglia, al seguito naturalmente della sua coppia di testa. Ricordiamo che per Bortolami nel palmarès c'è anche un secondo posto alla Parigi-Roubaix, quindi un atleta di primissimo piano che grazie all'apertura di un centro di vendita di biciclette, la Bikeation a Castelnuovo, ha anche la possibilità di insegnare a tanti ragazzi e non solo i segreti per ben figurare nel mondo del ciclismo. Ma attenzione, perché come abbiamo visto alle spalle della coppia inseguitrice formata da Giovanni Pedretti e Francesco Messeri è uscito un altro corridore, Giulio Branchini della Cadeo di Carpaneto, atleta che si è posto all'inseguimento della coppia e che è là in fondo inquadrato e tra poco sicuramente andrà a raggiungere la testa della corsa. Di nuovo per l'ultima volta per Refrancore e naturalmente i quattro stanno, come possiamo dire, già pensando a cosa fare nella finale di corsa. Più attenti di voi hanno visto il parlottare tra Raul Colombo e Federico Burchio, mentre un'immagine va sicuramente dedicata a Franco Bocca, che è il deus ex machina di questa corsa, una corsa voluta per ricordare il proprio genitore, che poi ha trovato l'aiuto anche della famiglia di Francesco Roberto, campione di un tempo della Monferrato, e la collaborazione tecnica della Borgo Nuovo di Collegno, che con questa prova della corsa di Montemagno inaugura così la Challenge Borgo Nuovo, che vedrà la sua conclusione il 24 agosto con l'inedita gara juniores appunto da Pinerolo a Sestriere. E nel frattempo Branchini ha raggiunto la coppia all'inseguimento, quindi un terzetto ora di inseguire i quattro battistrada formato da Giulio Branchini, Francesco Messeri e Giovanni Pedretti, mentre in testa a condurre l'orchestra, possiamo dire, sono Simone Mammoliti, Robin Meyer, Raul Colombo e Federico Burchio. La Cadeo Carpaneto Mial si è presentata a questo evento con una decina di uomini ed è sicuramente la squadra che meglio sa interpretare la corsa, così come anche quella dei francesi dell'M Santé, visto che conoscevano già il percorso dal momento che l'hanno affrontato nello scorso anno. Siamo sulla salita di Castagnole Monferrato, il gruppetto di testa si è sgretolato, avete visto di fatto Simone Mammoliti, poi Federico Burchio, ora il francese Robin Meyer e lui se n'è andato. Siamo allo scollinamento dell'ultima salitella, ora fino all'arrivo, o meglio fino a 800 metri dall'arrivo, discesa che naturalmente favorirà il fuggitivo, quel Raul Colombo della GB Lions Junior, atleta determinato quest'oggi, è un corridore che non ha mai vinto, almeno per quanto riguarda la categoria junior, è un atleta che ha trovato la giusta giornata e sta dimostrando con questa grande determinazione, ha capito che alle sue spalle c'è il fedelissimo Burchio, che può eventualmente chiudere ogni tentativo di riagguanto da parte degli inseguitori, ed ora si appresta a tagliare il traguardo da vincitore in questa 15ª edizione del Memorial Luigi Bocca, terzo trofeo Francesco Roberto sulle strade del Papa Francesco. Siamo veramente alle battute finali, sentite lo speaker del Giro d'Italia Stefano Bertolotti incitare il pubblico, scaldarlo per far sì che Raul Colombo riceva il più caloroso applauso. È lui il vincitore di questa importante gara e quasi quasi non ci crede, ma è veramente felice dell'operazione appena conclusa. Una vittoria ottenuta
con la media di 38.644, secondo posto a 41 secondi per Federico Burchio, poi terza posizione per Robin Meyer, buona la prestazione dei francesi, quarto posizione per Simone Mammoliti, poi Messieri, Pedretti e Branchini concludono nell'ordine. 1.08 è il risultato, il distacco di questo atleta dal vincitore Raul Colombo. A 1.56 in ottava posizione Stefano Ciardo della Vigor Cycling Team e poi volata 2.06 di Simone Piccolo su Matteo Sobrero, praticamente protagonista delle prime fasi di gara, e il cremonese Paolo Aldighetti. Poi via via tutti gli altri atleti che, come vedete, giungono sul traguardo abbastanza provati, a dimostrazione che questa corsa è veramente difficile. Soddisfazione quindi in casa di Franco Bocca e naturalmente di tutta la famiglia, l'abbraccio della sorella e della mamma di Raul Colombo a siglare questa giornata veramente importante per la GB Junior. Ma a questo punto andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti e non solo. Raul, è proprio il caso di dirlo, una grande vittoria. Sì, era ormai tanti anni che attendevo, sapevo che avevo le qualità, ma sfortuna, non arrivava, oggi ho osato. Come all'italiano ho avuto paura di osare, adesso oggi ho osato e ce l'ho fatta. Sei stato coperto anche dal tuo compagno di squadra Burchio alle spalle. Sì, grandissimo Federico, abbiamo parlato, sapevo anche lui era più veloce, io potevo solo far così per vincere, allora ci ho provato. Una dedica per questa prima vittoria? Ma la dedica va a tutti, Bortolami, Emanuele Ferro, l'allenatore, la squadra, i genitori che ci hanno creduto sempre e via così. Bucchio, una grande vittoria di squadra, è proprio il caso di dirlo. Sì, oggi siamo stati bravi tutti e due. È stato bravissimo Raul che io ho detto parti perché io ho dei problemi alla schiena. Lui è stato bravo ad andare via, poi io ho controllato il francese. Poi in volata l'ho battuto. Mi dispiace perché volevo vincere anch'io, ma abbiamo vinto la squadra oggi, abbiamo vinto io e Raul, siamo stati bravissimi, complimenti a noi. Molto contenta, tanti sacrifici finalmente ripagati. Il sorriso della mamma di Raul Colombo dimostra tutta la felicità che pervade in casa della GB Junior. Un primo posto con Raul Colombo, un secondo posto per Federico Burchio, che in questo caso è secondo per la quinta volta, ha un numero di punteggio federale pari a 33 ed è un atleta che sicuramente vedremo ancora negli ordini d'arrivo, soprattutto in gare di notevole importanza. Per il podio, che comprende anche ovviamente il francese Robin Meyer, l'inno nazionale italiano. E chissà che Raul Colombo e il nostro Federico Burchio non si abituino a inni nazionali nelle prossime gare importanti. Avete visto anche un primo piano di Elena Valli, lei cura l'ufficio stampa di questa società del Milanese, e ora andiamo ad ascoltare altre voci importanti presenti a Montemagno. Due personaggi importanti del ciclismo piemontese, l'anziano Messina, campione su pista, e poi il giovanissimo Fabio Felline, presente oggi qui sul rettilineo d'arriva. Cominciamo con il campione di un tempo, col più vecchio. Allora, questi giovani stanno andando bene? Stanno andando bene, però devono andare ancora meglio. Io l'ho detto già a Fabio, l'aspettiamo in qualche classica di quelli al nord che adesso va a fare, speriamo in bene. Fabio, molta gente si aspetta da te buonissimi risultati, anche se c'è da dire che hai già dimostrato il tuo valore. Sì, diciamo che anch'io mi aspetto di
cioè di vincere qualcosa di importante, di bello. Quest'anno sono a secco di vittorie, per il primo anno in cui non ho ancora vinto, e chissà che ne riesca a imbroccare una giusta, anche perché tutte quelle che andrò a fare sono tutte belle, quindi vedremo. Aspetteranno tutta questa gente che c'era qua oggi ad assistere all'arrivo, aspetteranno sicuramente con ansia un tuo successo. Sì, diciamo che i tifosi sono sempre tanti, i tifosi ti vorrebbero sempre lì, ma non sempre così facile, però uno ce la mette tutta. Franco Bocca, beh, l'organizzatore, colui che ha voluto questa corsa, oggi tanti ospiti di primissimo piano, abbiamo visto anche Marino Vigna e poi Italo Ziglioli, insomma una corsa che è stata onorata non solo dai corridori ma anche dagli amici, gli amici che hai seguito per tanto tempo. Sì, perché chi mi conosce lo sa, questa gara non è soltanto una semplice gara ciclistica, ma è un evento sportivo. Io cerco di organizzare al mio paese un evento sportivo che coinvolga non soltanto i giovani corridori, ma anche i corridori che hanno onorato il ciclismo tanti anni fa. Quindi sono lieto che ci sia un campione olimpico come Messina, 5 volte campione del mondo, due volte vincitore del Giro d'Italia Franco Balmamion, Italo Ziglioli, Marino Vigna, un altro campione olimpico, Giorgio Zancanaro, Agostino Coletto, tanti corridori che sono venuti ad arricchire questa grande festa sportiva che soltanto in parte è stata rovinata dal maltempo. In parte, ma è bastato per fare una selezione. Concludiamo con il momento invece della partenza. Sì, pieno di significati per me, soprattutto perché qui io sono nato, perché qui è nato mio papà, qui è sepolto mio padre e qui vive ancora mia madre. Questo è il mio paese, io questa gara non potrei organizzarla in nessun altro paese, la faccio qui, solo qui, cerco di farla tutti gli anni più bella che posso. Quest'anno il maltempo ce l'ha in parte rovinata, ripeto, ma la presenza di tanti amici, tra cui Fabio Fellini, che ho seguito da quando ero un ragazzino, mi riempie di gioia, e quindi adesso finiamo con il sole e speriamo già di organizzare anche la prossima edizione. Ci siamo trasferiti all'interno del centro parrocchiale di Montemagno, dedicato al Monsignor Lasagna, dove tra pochi istanti inizieranno le operazioni di premiazioni. Ma andiamo ad ascoltare un'esibizione del coro Gaia Musica. Una canzone del repertorio di Franco Battiato, che ha naturalmente coinvolto tutti in un caloroso applauso. Ancora più festosa, abbiamo anche avuto il piacere di assistere all'esibizione del coro Gaia Musica, al quale desideriamo rivolgere il più sentito ringraziamento. Riconoscenza, desideriamo lasciare al direttore del coro, professor Renato Contino, un simbolico ricordo della giornata sportiva di Montemagno. Ed iniziano così, con questa cerimonia, le operazioni di premiazione, ma non si deve dimenticare la presenza massiccia di atleti del passato presenti sul palco della premiazione. Ecco tutti sorridenti attorno a Franco Bocca,
che li ha invitati e che ovviamente si sente onorato per la loro presenza. Ma siamo al momento della premiazione degli atleti, quinta posizione per Francesco Messieri dell'Accadeo Cappaneto, poi in quarta posizione Simone Mammoliti, mentre sono i campioni di un tempo che si alternano alla consegna dei premi. Terza posizione per Robin Meyer della M. Santé Cyclisme, viene da Aix-en-Provence, questo atleta di sicuro avvenire. Ricordate che da percorsi come questi non vengono fuori le mezze figure, come mezza figura sicuramente non è Federico Burchio, alle prese con un fastidioso dolore alla schiena, ma che presto sicuramente lo vedremo di nuovo tra i protagonisti. Vincitore assoluto annunciato da Stefano Bertolotti e Raul Colombo della GB Lions Junior, che viene premiato in questo caso dal sindaco della cittadina di Montemagno, Claudio Gotta. Vedete, presente anche al momento ufficiale in cui il vincitore indossa la maglia a ricordo di questa importante manifestazione. Ricordiamolo, 15° Memorial Luigi Bocca, terzo Gran Premio Francesco Roberto sulle strade del Papa. Ma è presente alla premiazione anche Luciano Cerrato, noto esponente del ciclismo astigiano, che consegna un paio di ruote specialissime al vincitore. E questo è il podio: Raul Colombo, Federico Bucchio e Robin Meyer. Ma ci sono premi anche per i protagonisti della gara in senso assoluto. Vedete qui con la targa che lo premia come vincitore dei traguardi volanti al numero 90, Florian Arnoux. E poi siamo alla consegna del trofeo, del terzo trofeo dedicato a Francesco Roberto, con la moglie Luciana e la figlia Patrizia, che premiano in toto il trofeo alla GB Junior. Avete visto un bel primo piano di Gianluca Bortolani, ma c'è un pensiero anche per queste signore. Il riconoscimento che non è niente rispetto a quello che loro danno a me, alle signore Luciana e Patrizia Roberto, a ricordo di un'altra grande giornata sportiva dedicata alla memoria dell'indimenticabile Francesco. Con affetto, stima e riconoscenza, Franco Bocca. Applausi, baci e una promessa che loro seguiranno sempre le iniziative sportive di Franco Bocca. Ma c'è anche un premio speciale alla mamma del vincitore, offerto dall'azienda Leo Pizzo, un splendido ciondolo in oro bianco graffiato, tempestato di brillanti della collezione Cuori di appunto Leo Pizzo, una gioielleria storica di Valenza, che ha voluto essere così partecipe in modo significativo alla premiazione di questa importante gara. Loro erano amici di famiglia dell'indimenticabile Francesco Roberto, per la gioia naturalmente sempre più palpabile della mamma di Raul Colombo. Il vincitore riceve anche una coppa da parte del campione olimpico su pista Guido Messina, ma c'è un premio anche per la combattività che va giustamente, in ricordo di Emilio Ghion, a Gabriele Frezza, che è stato uno dei principali protagonisti della gara. Ma c'è anche la presenza di una ragazza che ha lottato con un difficile tumore da estirpare, che adesso è guarita, ha ricevuto proprio nei giorni scorsi la possibilità di ritornare a gareggiare, visto che lei era una ragazza ciclista. Si tratta di Sofia Cilenti, di 19 anni, che così potrà ritornare a gareggiare, ma lei la sua vittoria l'ha già ottenuta, sconfiggendo il morbo di Hodgkin. E con queste immagini della vittoria di Raul Colombo vi lasciamo da Montemagno d'Asti sulle strade di Papa Francesco. Raul Colombo.